Allora, per RivieraSport.it con Oliviero Troia, ecco le tue sensazioni dopo questo Tour de France. Sei arrivato 133esimo, comunque non è un bruttissimo risultato. Sì, per me è stata una sorpresa già andare al Tour de France perché è stata una cosa abbastanza inaspettata. La squadra me l'ha comunicato 10 giorni prima della partenza e già solo partecipare a 23 anni è una cosa fuori dal normale perché penso che qualunque ragazzo il suo sogno è andare al Tour de France e poterlo fare. E io posso dire di essere molto soddisfatto perché ho portato al termine questa prova, tutto il giro, e aiutando al massimo la squadra abbiamo ottenuto due ottimi risultati, due vittorie, una di Daniel Martin, una di Alexander Kristoff e un settimo in classifica generale di Daniel Martin. E poi abbiamo ottenuto altri vari piazzamenti. Ecco, io ti chiedo i consigli che si deve dare un ciclista come te, adesso affermato, ai giovani per aumentare questo movimento in provincia. Certo, è molto difficile il ciclismo perché è uno sport molto duro, molto faticoso e bisogna fare tanti sacrifici. La cosa principale è inseguire sempre il proprio sogno, mai dimenticarselo, e davanti ad ogni difficoltà restare calmi, sangue freddo e passarla perché ad ogni problema c'è sempre una soluzione, per cui è molto importante rimanere cauti, tranquilli e ragionare al meglio e passare ogni problema. Ecco, tu sei nato a Bordighera, oggi riceverai questo premio. Se ti senti dire qualcosa alla cittadinanza, Sì, soprattutto. sono non entusiasta di più perché a ricevere un premio dal sindaco penso che poche persone lo possano ricevere e quindi sono veramente molto felice. E non vedo l'ora di riceverlo. Hai una dedica speciale? Vorrei dedicarlo soprattutto ai miei genitori, che loro sin da quando ero piccolo hanno fatto dei sacrifici per portarmi in giro alle gare, oltre alla ciclistica Bordighera che mi ha sempre aiutato. E lo vorrei dedicare alla mia fidanzata, che comunque anche lei ogni giorno deve fare dei sacrifici immensi. Perché non c'è solo ciclismo, no? Cioè non c'è solo la bicicletta e poi finisce tutto. È una serie di cose che dall'alimentazione al riposo. Comunque ho 23 anni e bisogna fare dei sacrifici che tanti ragazzi non capiscono, no? Sai, anche il non andare a ballare, che è una cavolata, perché alla fine è una cosa semplice, però e andare a dormire presto tutte le sere, mangiare in maniera adeguata e tutto. Quindi anche lei è partecipe della mia carriera, voglio ringraziarla. Vorrei ringraziare anche, beh, innanzitutto anche la mia squadra, perché, bravo Dio, loro che mi danno l'opportunità di fare questo lavoro e tutto il mio fast club che mi segue in tutto il mondo. L'ultima cosa che ti chiedo è se il tuo prossimo passo è la nazionale. Il mio prossimo passo è la nazionale, certo, però quest'anno il mondiale è un po' duro, un po' troppo duro, per cui penso che non sarei adeguato per quel percorso, per cui giustamente il CT fa altre scelte. Però spero che in futuro posso far parte e chissà, magari vincere qualche maglia per la nazionale.